Ruggero Passero, stagione soddisfacente quella vissuta dal Christian Barletta Calcio a 5 con l'approdo nei playoff e nelle final 8 di Coppa, state però già preparando il futuro? Ma sicuramente il bilancio di fine stagione è più che soddisfacente. Doveva trattarsi dell'anno zero e per anno zero devo dire che abbiamo centrato degli obiettivi che a inizio stagione erano assolutamente insperati. Primo fra tutti il raggiungimento delle final 8 di Coppa Italia, un traguardo prestigioso che dà lustro alla squadra, dà lustro alla società, ma soprattutto dà lustro alla città di Barletta. Anche la piazza d'onore, il terzo posto conquistato in campionato, ci ha consentito di valorizzare un parco giocatori che sapevamo essere di valore, ma lo ha sicuramente reso agli occhi di tutti gli addetti ai lavori, e soprattutto ci dà delle ottime credenziali di fiducia per poter programmare la prossima stagione, sulla quale stiamo già lavorando alacremente fin dall'indomani della conclusione di questo campionato. Siete ripartiti da una conferma importante, quella dello spagnolo Garrote. Ci saranno altre operazioni nei prossimi giorni? Siamo ripartiti da Garrote, è stata per gli addetti ai lavori probabilmente può aver rappresentato la sorpresa, però noi sapevamo, quando abbiamo avuto la possibilità di concretizzare le tre posizioni dei tre ragazzi, sapevamo di contare su un giocatore di spessore, oltre che su di un ragazzo dal valore umano indiscutibile. Siamo ripartiti da lui, numerose erano le richieste, tante società ci avevano chiesto la possibilità di poterlo acquisire per la prossima stagione. È stata decisiva la volontà del presidente D'Azzaro, ma soprattutto è stata decisiva la volontà di Garrote di voler proseguire con la casacca biancorossa per la prossima stagione, una stagione che secondo me consacrerà ancora di più quello che è il suo reale valore. Accanto a lui ovviamente stiamo valutando numerose situazioni di mercato, fortunatamente godiamo di ottime credenziali anche nell'ambito dei calciatori, di questo ce ne compiacciamo. Stiamo facendo una serie di valutazioni, a presto ci saranno novità sia sul fronte mercato ma anche su quello che riguarda la possibilità di implementare anche la scena dirigenziale. Invece per quanto concerne lo staff tecnico potrebbero esserci delle novità? Vale lo stesso discorso per i giocatori, stiamo considerando numerose soluzioni, abbiamo la possibilità di una soluzione interna, ma ci sono anche dei contatti con dei tecnici di prestigio. È una piazza alla quale si stanno interessando in tanti, e soprattutto la nostra società, che vanta una gloriosa storia e una solidità anche economica, oggi continua a rappresentare agli occhi del panorama calcettistico un'oasi felice. Noi siamo sicuri che questo lo riusciremo a trasferire nello spogliatoio, lo riusciremo a trasferire soprattutto sugli spalti e nella città, che sono certo quest'anno ci darà ancora di più il calore per continuare a sognare e continuare a credere in risultati importanti.